Buongiorno! Allora, oggi è un giorno comune, uno dei vari giorni della settimana. Non sono con la mia macchinetta fotocamera barra fotocamera della Sony, ma ho ripreso la mia vecchia videocamera. Questa è proprio una vera e propria videocamera, perché praticamente non lo so, avevo nostalgia. Ho deciso che per alcune tipologie di video, un po' più chiacchiericce, un po' più così, penso che c'era lo zoom inserito, intelligenza. Riprenderò a utilizzare un po' questa. Che capelli, scusate. Tra l'altro non sono più abituata perché ora ho lo sportellino di lato. E niente, oggi staremo un giorno insieme. Oggi è giovedì 29. 29 giugno e sono in coma, ho un sonno che ribalto, cioè proprio ho sonnissimo perché ieri sera ci siamo messi a vedere le puntate che ci mancavano, io e Nello ovviamente, di Amore pensaci tu, che a me è piaciuta tantissimo come fiction e ovviamente niente di che, è una fiction tranquilla, simpatica, di quelle che ti fanno passare bene una serata. E niente, ce le siamo viste poi su Mediaset, sul PC, e hanno detto che aveva avuto pochi ascolti questa fiction, e allora l'hanno spostata in seconda serata, cioè così hanno fatto ancora peggio, cioè non è che il palinsesto in questa maniera ha aiutato, anzi ha peggiorato la situazione. Poi secondo me non è vero, perché la fiction piaceva tantissimo e insomma era apprezzata da tanti, e poi sicuramente spostarla in seconda serata, tipo dopo due puntate, non è stata una cosa molto intelligente secondo me. E quindi non so se ci sarà un Amore pensaci tu 2, però per come è finito, in teoria ci dovrebbe essere, perché sono stati lasciati in sospeso, cioè hanno fatto in modo di lasciarlo in quella maniera per far sì che ci fosse un continuo, un seguito, e quindi abbiamo fatto tardi per quello. Però poi dopo a mezzanotte ho detto vabbè, dormiamo, e tempo di addormentarmi. Dopo 2 secondi si è svegliato Mattia. E quindi niente, sono andata a letto alle 1 stamattina, prima delle 7 svegli, e c'ho sonno. Bene, qua vedete il letto tutto scombinato perché praticamente ho tolto le lenzuola. Di solito le cambio di venerdì ultimamente, ormai da un annetto, da quando è nato Matti, se non mi sbaglio, le cambio di venerdì perché mi ci trovo meglio. E oggi metterò delle lenzuola stupende che sono nuove e ve le faccio vedere. Sono simili a quelle scatole là. Mica mi trovo io con questa. La qualità è un pochettino peggio perché l'altra rendeva tutto più chiaro. Però aspettate, sono queste qua bianche a strisce bianche e rosa, ma un rosa chiarissimo, super delicato, le adoro, e le ho prese online su Fazzini Home. Pensavo di aver tenuto il cartoncino e invece non ce l'ho più, mi sa. Non mi sa che non ce l'ho più. Tra l'altro dopo devo andare a stendere anche la lavatrice. Ho fatto una mega lavatrice. Ho fatto un guaio perché mi sono dimenticata, sa che non gli ho lavato le maglie Annello dal lavoro, infatti stamattina è andato con la divisa tipo di 2 anni fa, però fa niente, e d'altronde a volte capita. Vi volevo dire, ah sì, l'ho presa su Fazzini Home, e tanto sono sicura che qualcuna me le chiederà. Poi che vi volevo dire? Niente, che quindi alla fine stamattina volevo uscire, volevo andare da Prenatal a prendere delle cose a Mattia, tipo devo riprendergli dei biberon, volevo vedere se c'erano anche dei braccioli, delle cosine così, perché questo weekend andiamo via, andiamo 2 giorni al mare e veramente non vedo l'ora perché sono 2 anni praticamente che non facciamo una roba del genere. Ovviamente con Mattia non l'abbiamo mai fatto e quindi non vedo l'ora. E ne l'ho già tirato sulle valigie dal garage, infatti dopo volevo iniziare anche a fare la valigia. E
anche se per 2 giorni non è che ci sia, cioè, da fare chissà che cosa, anche perché quando si va al mare fondamentalmente si sta tanto in costume, quindi chi se ne frega. E niente ragazze, direi che posso smettere di blaterare per adesso. C'è un provolone. Adesso facciamo il lattino. Facciamo il lattino. Vi volevo far vedere cosa abbiamo preso, anche per sapere voi che cosa usate per i bambini. Ho preso della Kiko Anti Zanzara Natural Protection, efficace anche contro le zanzare tigre, e c'è scritto: da Kiko la nuova linea di prodotti anti zanzara per bambini con principio attivo di origine vegetale, prude, efficace sia di giorno che di notte contro i più comuni tipi di zanzare, incluso la fastidiosa zanzara tigre. Senza alcol e coloranti, i prodotti offrono una protezione gentile e delicata, adatti anche a bambini al di sotto dei 2 anni, utilizzare con cautela e per le donne in gravidanza. Eccoli qua. E poi altra cosina che gli ho preso. L'ho preso della Fiocchi di riso, il talco non talco, questo qua. Che la boccettina è questa. Questo qua asciuga anche il sudore. Sembra il talco liquido dell'erbolario. Ve ne ho parlato anche in tanti video. E ha proprio il profumo appunto di talco liquido dell'erbolario. È un'emulsione fluida con amido e olio di riso e con olio di oliva certificato biologico. Emulsione fluida, tocco naturale, risposte fisiologiche. Dice si crea una naturale difesa anche per le zanzare. A volte lo utilizzo anche io, questo l'ho preso da Prenatal, ma si trova un po' dappertutto. E papite, aspettare, aspettare un secondino, aspettare un secondino, aspettare un secondino. Andiamo. Rieccomi, se sentite ululare è il vento. E niente, vi voglio far vedere che sto sistemando il letto. Meraviglioso, meraviglioso. E vi volevo far vedere la marca, così almeno. Eccoli qua, Fazzini. Ah, tra l'altro non ve l'ho detto, ma ovviamente è un made in Italy e
E niente, è un cotone che si sente la differenza, ragazze. Cioè, niente togliere anche ad altre tipologie di lenzuola, ma queste sono lenzuola a parte belle come fantasia. Poi vi faccio vedere anche i cuscini come sono. Hanno un mega bottone per chiuderli. E molto, molto elegante, molto fine. E il cotone è veramente fantastico. È quel cotone quasi setoso, molto morbido. Sono oscena. Vabbè, continuo a rifare il letto, eh. Ora, qua chiudo un pochettino che secondo me, nonostante questo vento, sento l'aria che sta iniziando a scaldarsi. Poi, nonostante siano le 10, ho buttato a lessare la pasta perché anche oggi, come martedì, voglio fare la pasta fredda. L'altra volta l'avevo fatta con la... Apriamo, questo qua se muore. L'avevo fatta con la mozzarella martedì, pomodori, olive e basta. E niente, quindi l'ho messa a fare. E che caldo anche solo tenere un fornello acceso per fare la pasta. E niente, quindi per ora i programmi di stamani sono questi. Ve l'ho detto, niente di particolare. Quello che poi riesco a fare in più, ben venga. E niente. Poi dopo scolo la pasta, la lascio un po' raffreddare e la condisco. Forse oggi faccio rucola, pomodori, perché pomodorini non li ho, e grana, perché lei l'ha detto, ah, che ne pensi se facciamo col grana? Quasi quasi. Forse io adesso mi faccio un altro caffè perché mi sento abbastanza KO e poi voglio farmi come sempre la mia bella artisanina che mi piace sempre farmi e niente. Amore. Stai facendo? Che stai facendo? Via! Via! Un martello. Come dice papà?
Dice, ti devo chiamare Thor. Mattia, no, 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 no. Matti. Che ridi? Si è messo sotto al tavolo del salotto, una mano da una parte e una mano dall'altra. Mattia, oh mamma, che chiorbata. Stai battendo la testa perché come si fa? Non si può stare sotto al tavolo. Vieni. Oggi pasta al pesto. Pesto fatto da mammina. Mi fa gola pure a me. Lo mangerei io, ma il mio pranzo è in frigo. Dopo vi faccio vedere com'è avvenuta l'insalata di pasta. E niente, poi la mattinata fondamentalmente sono stata a badare lo stendino. Matti, mangia, ecco. Sono stata a badare lo stendino perché c'è stato un vento assurdo. Ho fatto due lavatrici. Scusate la televisione accesa, ma. A Matti mentre mangia gli piace vedere la televisione, cioè a volte sì, a volte no, dipende. Che vi stavo dicendo? Praticamente ho badato lo stendino come se fosse un bambino, cioè Mattia l'ho badato di meno che questo stendino che mi si è accappottato penso qualche 4 volte, cioè veramente esaurimento nervoso mi stava venendo, che poi la maglia del pigiama è volata per terra. Cioè, mi si è ribaltato tutte le cose, specie quelle bianche. Cioè, ragazzi, non si puede. Rivogliamo giugno come si deve. E, cioè, l'estate, cioè, d'inverno deve essere inverno, l'estate deve essere estate. Non è che si può. Non mi piace quando vengono queste burrasche, queste intemperie fuori stagione. Non mi piace. Provare a mangiare da solo? Eh? Vuoi provare? Gira, amore. Proviamo. È bravo, Mattia! È bravissimo! Che è successo? Non era buono infilato da Mattia in bocca? Era più buono se ti imbocca mamma? Sì o no? Ci rifacciamo? Bravo! Vai amore, vai che sei bravissimo! Ti aiuta mamma? Ah, bravo! Oh, bravissimo Mattia! Viva! Bravo Mattia! Bravo! Però dobbiamo prenderla la pasta, eh? Proviamo. Vuoto. Fai così. Sì, bravo. Vai da solo in bocca. Bravo, cucciolo mio. Bravo. Bravo, fai così. Bello mangiare da soli, ma guardate oggi. Bravissimo. Ragazze, aveva già provato già da un mesetto a mangiare da solo, però oggi proprio, non lo so, lo vedo proprio lanciato il bambino. Bravo, bravo Mattia!
Com'è? Ottimo. Ecco, Mattia, sabato al mare. Ecco. Come si chiama questa marca che non riesco a capire? Qd? È francese, lo sai? Plage. Praticamente si fa la buca, si infila la piscina dentro la buca e poi ti danno questo aggeggio per infilarci l'acqua, per riempirla di acqua. Questa è la dimensione. Questo è il sacchettino e questa è la dimensione 72x72 con 53 cm di diametro, adatto dai 10 mesi in su. Queste sono tutte le cose che ci sono dentro. Guardate che ha fatto Mattia. Ha aperto questa scatola. Queste cose non si possono prendere, Matti. Bravo, li metti a posto. Bravo, come ti ha insegnato mamma? Questo. No, il filo no. Mi ti ha insegnato mamma. Vai, rimetti a posto. Rimetti. Tieni, facciamo il gioco di riordino. No. Questo è lo svuotamento. Bravo! Metti. Bravo! Bravissimo! Cioè, ragazze, vi ho fatto vedere com'era il giochino di rimettere dentro e lui l'ha capito. Vai, Matti, bravo! Bravo, che aiuti la mamma a rimettere in ordine. Bravissimo. Ancora. Tieni. Bravo. Metti dentro. Bravo. Noi svegliamo papà, eh? No, però non dobbiamo svuotarlo, dobbiamo riempirlo. Guarda qua quanti ce ne stanno. Bravo! Bravo! Attenzione! Rieccomi ragazze, sono circa le 4:30 se non mi sbaglio e Mattia si è addormentato e Nello è appena ritornato al lavoro. Io sono in camera da letto e ho iniziato a preparare la valigia per sabato e non so se ve l'ho detto prima, ritorno, non so se ve l'ho detto prima ma andiamo a Rimini 2 giorni e niente, quindi partiamo domani sera verso ora di cena. Quindi devo iniziare oggi a fare la valigia. Vi faccio vedere gli outfit che ho scelto. Devo stare fuori solo una notte, però ho deciso questo outfit. Sono partita dalla borsa, facciamo così. Ho scelto la borsa, ho scelto di portare questa rosa cipria di Michael Kors che mi ha regalato Nello al compleanno, che ho sfruttato tantissimo, veramente sto mettendo spessissimo. Perché si abbina molto facilmente, fuori c'è un vento allucinante. Poi, come primo outfit, in realtà ho scelto questo vestitino, che è composto da una sottoveste fatta a canottiera, tutto in pizzo, è stupendo, è lavorato, veramente benissimo questo vestito. Ce l'ho anche uguale, nero, non mi ricordo tra l'altro dove l'ho preso, forse a Sorrento,
Ma si parla di 2 anni, a fine estate di quando sono rimasta incinta, fine estate 2015. È veramente bellino e torna molto bene addosso. Viene così, tipo, carino, carino, carino. E no, penso che l'ho messo solo una volta. Sì, solo una volta, perché poi sono rimasta incinta e l'anno scorso non mi andava. Poi il secondo outfit è composto da questa gonna a ruota, morbidissima, di Pinky. Non so neanche se ve l'avevo fatta vedere. Pagata 10 euro, forse in un altro blog, non mi ricordo. La gonnellina è di queste fatte a ruote ed è un rosa chiaro. E poi sopra ci ho abbinato questo body a costine che ho preso da Primark. Tra l'altro ancora ci devo tagliare questi fili rompi bip. E dov'è? E questo l'ho pagato. Ah, quando sono andata a cambiare, l'ho pagato 6 euro. Stavo vedendo dalla schermetta della videocamera e non leggevo, intelligentona. L'ho pagato 6 euro bianco, ma l'ho preso anche rosa in taglia 40. Perché vi dicevo, sono andata a cambiare quel body abnorme in taglia 48 che c'entravano 4 Alessi, e ovviamente non l'ho ritrovato più, era stupendo, però vabbè, non fa niente. E questi sono i miei due outfit che porto per la sera, nel caso che, tipo, che ne so, mi sporco dopo 2 secondi e o comunque voglio decidere, perché anche se per una sera, però mi porto due cose, tanto ci entrano. Poi l'altra alternativa era questo vestitino qua che ho preso da Nasca in centro a Prato, che ho già messo per una scena di lavoro di Nello, così non si vede una mazza. Provo ad appenderlo qua ed è molto bello perché è alla spallina in fuori, così. Molto semplice ma molto carino. Quindi ero indecisa se portare anche questo. La gonnellina l'avevo presa anche bianca, però ho deciso di portarla rosa. E quelli sono gli outfit come scarpe. Sembra di essere una ladra. Come ciabattine, anzi sandalini, porto questi qua, che sono quelli sandalini di Sorrento che mi avete visto tante volte con il laccino alla caviglia, che io adoro. E questi sono gli outfit, cioè, che mi vanno bene, insomma, per la sera. Poi, quelli per il mare, metterò sempre delle ciabattine di Sorrento, un modello diverso, però le bianche, che sono state le prime che mi sono state regalate. E mi porto questa combinazione, pantaloncino, questo qua è di H&M, collezione di quest'anno. Così, pantaloncino è jeans, però si percepisce, penso, è fino fino. Con questa maglia di Primark, che tra l'altro avevo cambiato in taglia più grande, ma forse ho fatto una cavolata perché boh, o sono dimagrita ancora, non lo so, mi sembra che mi vada larga. Tra l'altro l'avevo stirata ed è diventata oscena improvvisamente, cioè è bastato tirarla fuori dal cassetto per farla diventare oscena. E poi questo vestitino, che è fatto così, con le manichine a volant, il collo si può tenere a barca oppure tirato su, cade tutto giù dritto e c'ha delle balzine. Come potete vedere, il tessuto è fino fino fino. E questo loro in negozio, sempre da Nasca, l'ho preso, lo vendevano come un vestito così per andare a giro, ma o ci mettete una sottoveste, una canottiera molto lunga. Infatti io ho una canottiera lunghissima che l'anno scorso, dopo aver partorito, me l'ero presa per avere come canottiera lunga, e adesso che sono dimagrita, mi va a vestitino. E quindi avevo pensato di indossare questo proprio come vestitino per uscire, però insomma mi ci devo mettere un vestitino sotto perché è trasparente, perché è tessuto, è quel cotone fino fino, quindi non va assolutamente bene. Ah, e poi qua ci sono le cose di Mattia, dei completini per Mattia si abbonda, perché se si sporca è cosa molto probabile, però vabbè. E due completini per la sera.
questo che l'ho preso sulla Redoux, gliel'avete visto su Instagram, che adoro. Questo pagliaccetto con il body con il collino e poi il pantaloncino corto bianco con il body e la camicia di lino con lo scollo alla coreana. Adoro, veramente, ci sono delle cose stupende da maschietto. Questo è H&M, i pantaloncini sono Z Generation, che veste microscopico, e poi ho portato un maglioncino, una felpina, perché come si dice in Toscana, aiuto, aspettate, come si dice in Toscana, meglio aver paura che toccarne. E niente ragazzi, ora vado a stirare. Sparatemi. Però ho le lavatrici di stamani più la lavatrice di ieri da stirare. Spero di fare veloce. Dovrei mettere anche le cose nella valigia e niente, poi non lo so quanto ci rivedremo oggi perché non lo so, magari questo video è venuto anche lungo, non ne ho idea perché ho acceso e spento 800 volte. E niente, per ora vi mando un bacio e mi metto a tirare sparamentos. Papà? Dov'è papà? Dov'è papà? Papà? Chiama, chiama papà! Guarda chi c'è. Mi sembri una trattolina. Mi sembri una trattolina. Quante risate! Piano! Sei andato! Arriva Nero! Arriva Nero! Dove vai? Scappa! Dove scappi? Ti stai seguendo! Dove vai? Ci sono! Ah, aiuto, cavallo! Vieni qua! Vieni qua! No, ha sentito l'acqua, eh! Vieni qua! Vieni qua! No, ha sentito l'acqua! Vieni, togliamo io il coso. Tieni, spogliato. Piano, Mattia. Spogliato. Piano. Piano, piano. Tagli i body. Tieni, butta qualche pescettino. Come fa Mattia? Chia. Salute. Cavalli.
Beatrice Marino. Balenottera. Balenottera, grazie. No. Torna dentro. Bravo. Granchio. Ecco. Bravo. Metti. E su. Bello. Pesciolino. Pesciolino. Balena.